non tutti lo conoscono, lui è il nuovo capo del distaccamento di Rivarolo, Alessandro Castagno, quindi è un piacere essere qui oggi con lui, che ha preso, tra virgolette, il comando del distaccamento di Rivarolo, un distaccamento importante, ed è bello oggi essere qua a ricordare nella festa di Santa Barbara, che è la festa dei Vigili del Fuoco, i nostri vigili eroi che tanti anni fa si hanno lasciato in un brutto incidente al passaggio a livello di Pavia, ed è stato commovente e anche bello ritornare su quel luogo nel ricordarli, cosa che rifaremo nel giorno dell'anniversario, come ogni anno, il 2 di gennaio. Io sono qui e penso di farlo anche a nome di tutti i colleghi sindaci, ma di tutti i cittadini del territorio che fa riferimento al distaccamento di Rivarolo, a dire un forte grazie e ringraziamento all'opera costante che i Vigili del Fuoco fanno durante tutto l'arco dell'anno. Quindi grazie veramente ai Vigili del Fuoco per il vostro impegno, la vostra dedizione e il vostro sacrificio. Noi veramente siamo orgogliosi di voi. Grazie a tutti e buona festa di Santa Barbara. Anche il distaccamento dei Vigili del Fuoco e Volontari di Rivarolo Canavese hanno celebrato Santa Barbara. Sì, anche quest'anno, come tutti gli anni passati, abbiamo festeggiato la nostra patrona facendo giustamente i giri prefissati come tutti gli anni facciamo. E non è l'ultima commemorazione, perché ci sarà anche quella del 2 gennaio. Sì, ci sarà ancora una commemorazione molto importante, quella del 2 gennaio al passaggio livello tra Rivarolo e Favria, in ricordo dell'incidente che è capitato nel 1958. Nuovo capo di staccamento, come stanno avanti l'esperienza? Molto bene, soddisfatto del lavoro svolto e quello che ci sarà da svolgere, grazie anche al mio vice Roberto, nonché ex capo di staccamento, che mi sta dando delle ottime linee guida e piano piano stiamo facendo un ottimo lavoro sia a livello di gestione sia a livello di personale. Per fortuna anche i vigili che operano all'interno del distaccamento c'è una buona coesione e quella è una cosa molto importante, mantenere un gruppo essendo veramente in pochi. E sono in arrivo anche finalmente nuovi volontari. Sì, c'è questa meravigliosa novità che riusciamo a in futuro inserire 2/3 unità all'interno del distaccamento, in quanto il comando ha iniziato ufficialmente un corso volontari e Rivarolo ha dei ragazzi da poter mandare e quindi aumentare il numero nell'organico. Porto innanzitutto il saluto del nostro assessore Abusi, del governatore Alberto Cirio e di una persona un po' che in questi giorni avete sentito parlare, il Vigile del Fuoco, il mio capogruppo Paolo Ruzzola, che è la persona come vicino che abbiamo preparato l'emendamento per farvi dare questo contributo da parte della regione. Oggi non è qua perché è influenzato a casa e mi ha raccomandato di portare i suoi saluti e prossimamente faremo un giro anche per tutti i distaccamenti per anche andare a onorare il vostro lavoro e ringraziarvi per quello che fate per le popolazioni, perché non è un lavoro indifferente, cioè, voi dedicate del tempo vostro, il tempo libero vostro lo dedicate al corso, questo è onore a noi e onore a voi.